Salve a tutti, eccoci qui in diretta da F1 World, io sono Vittoria e oggi avremo un ospite speciale per parlare del GP del Belgio, che è stata diciamo una tappa particolare perché appunto è stata contraddistinta dalla sprint race e dal nuovo format. Ma toccheremo diversi temi stasera e con me ci sarà anche un ospite particolare che si chiama Michela Cerruti. Michela Cerruti, che sarà qui a breve con me. Diciamo che... Ciao Michela! Ciao, ciao Vittoria, ciao a Come tutti. stai? Bene, grazie. Tu? Tutto bene, tutto bene. Allora, diciamo che l'introduzione ho già spiegato che parleremo del GP del Belgio, che è una tappa fondamentale, cioè una tappa particolare prima della, diciamo, pausa estiva. Michela Cerruti qui è, diciamo, una pilota e esperta di F1 e sarà qui stasera per commentare questa tappa particolare. Ma, diciamo, bando alle ciance, io vorrei iniziare con, diciamo, il primo punto, che è quello che di solito tocchiamo sempre durante una live, anche se è scontato, ed è Verstappen. Che novità! Che Che novità, esatto. novità, ha vinto Verstappen, incredibile. Esatto. Che cosa possiamo dire, diciamo, al riguardo? Ormai è sempre più vicino al terzo titolo, ormai è dato per scontato. E cosa pensi che possa dare un pizzico di pepe a questo campionato? Allora, beh. Di certo non una grandissima alternanza al vertice, nel senso che ormai gli equilibri li abbiamo un po' capiti, no? Sembra un tema monotono, come hai detto te. Ovviamente è un tema che è giusto affrontare ogni volta perché il dominio che lui sta portando avanti dall'inizio di quest'anno è un dominio che non si vedeva veramente da tantissimo tempo, perché abbiamo passato, no, tante stagioni in cui magari c'era un brand che dominava rispetto agli altri. È capitato anche a Red Bull l'ultima volta, ai tempi di Sebastian Vettel, ricordo, in cui fondamentalmente vinceva sempre lui, ma in realtà no, non vinceva sempre lui. La sensazione era quella, ma nella realtà alla prima posizione si alternavano anche altri piloti. Siamo passati attraverso il dominio Mercedes di più anni, però fondamentalmente c'era una lotta, almeno fra compagni di squadra, che teneva un po' viva la competizione, no? Anche se interna, però ci aveva appassionato moltissimo tutti. Rosberg era riuscito a portarsi a casa un titolo contro Hamilton, che era una sorta di mostro sacro in quel senso. Oggi invece viviamo un dominio esagerato, quasi arrogante, avvilente per chiunque cerchi di mettersi fra Verstappen e la vittoria, no? In questo momento sembra impossibile, non credo che sembri, basta, fondamentalmente lo è. Perché il diretto avversario, l'unico diretto avversario che potrebbe effettivamente mettere i bastoni fra le ruote è il suo compagno di squadra, che però al momento non è pervenuto, anzi è andato a riprendersi una seconda posizione, perlomeno è riuscito a rimettersi secondo, però ecco, prima di Spa anche lui ha Sì. Sì, fatto parecchia fatica, ecco, Perez. no, sono d'accordo. Diciamo che questo punto è un tasto dolente in Red Bull, perché alla fine anche nella sprint race abbiamo visto che Perez ha dovuto ritirare la macchina, ha fatto diversi errori durante le gare e diciamo che non raggiunge quella perfezione che invece è vestita poi da Max Verstappen. Pensi che possa succedere qualcosa durante la pausa estiva con la questione di Perez e Max Verstappen? Questa differenza, secondo te, si sente? Potrebbe sentirsi durante il mercato piloti? Si sente e si vede, dopodiché sappiamo anche che il mercato che gira intorno a Red Bull sa essere piuttosto crudele. Lo si vede nel team più piccolo, se vogliamo, tra virgolette, che Alfa Tauri, ma si è sempre visto anche in Red Bull stessa. Quindi sicuramente Perez ha motivo di avere un po' di ansietta, diciamo, da quel punto di vista. Marco ha detto: finché rimane secondo nel mondiale, non abbiamo motivo di andare a cercare altro, perché tanto il primo fisso ce l'hanno. Però sicuramente Perez, scusate, è un tema, perché
perché fa veramente fatica a stare al passo. Il confronto con Verstappen è assolutamente infame. In più, Verstappen è riuscito, secondo me, a scatenare con questo dominio assoluto, è riuscito a scatenare quel meccanismo psicologico per cui uno si sente anche un po' rassegnato, secondo me, nel provare a combattere quel tipo di dominio assoluto che lui sta esercitando. Quindi, difficile, non vorrei essere in Perez. Fondamentalmente, Verstappen ha annientato più o meno tutti i compagni di squadra che gli sono passati di fianco, alcuni più, alcuni meno. Però la componente psicologica è sicuramente determinante. In Perez, così come in tutti gli altri, che quando si vedono arrivare lui dietro, hanno quell'atteggiamento di rassegnazione. Si era visto anche Ungheria, no? Qualcuno aveva detto: beh, però Norris poteva provare a tenerlo un po' di più in seconda posizione. In realtà, secondo me, questo va tutto a vantaggio di Verstappen, cioè si è creato un contesto per cui gli avversari sanno che lui è imbattibile, lui sa di essere imbattibile, arriva e a quel punto pensi: vabbè, tanto vale farlo passare e provare a non perdere troppo tempo e tenerlo dietro, perché tanto è impossibile. Quindi questo va tutto a io che amo leggere un po' anche la Sì. psicologia, le menti. Cioè, anche per esperienze dico, c'è quello che ti arriva dietro che dice: vabbè, ma cosa perdo tempo a tenerlo dietro, che tanto mi svernicia al prossimo tempo. Anche perché con questa storia, no, di questo DRS che funziona in maniera stratosferica anche rispetto agli altri, a Spa abbiamo visto delle differenze di velocità galattiche, effettivamente anche a ragione uno dice: vabbè, meglio non stare lì a consumare energia, gomme, benzina e tutto il resto e provare a farlo passare e provare a stargli dietro, ma Sì. No, ce la fa nessuno. assolutamente no, sono d'accordo con te perché comunque alla fine abbiamo visto questo DRS di una potenza diversa dalle altre vetture. Comunque io leggevo qualche commento su Twitter mentre insomma si faceva la gara e dicevano tutti quanti Verstappen sta diciamo correndo un'altra gara con un'altra macchina. E le Red Bull hanno comunque una differenza notevole, anche se hanno poi proposto, diciamo, un altro confronto che si è visto, ad esempio, quando a Perez, appunto, diciamo che ha avuto quel piccolo contatto con Hamilton che gli ha causato uno squarcio nella pancia. Abbiamo visto la stessa cosa durante, più o meno la stessa cosa durante il GP di Ungheria con Carlos Sainz, la Ferrari, se non mi sbaglio, e c'è stata una differenza di tenuta, tra virgolette, durante la gara, a livello proprio di performance, cioè la Red Bull quando si buca molla subito, mentre la Ferrari, insomma, se la cava forse. Oddio, guarda, se guardiamo a Spa, effettivamente quello che è successo a Perez nella sprint e a Sainz nella gara principale è stato più o meno equivalente. Forse, se vogliamo, con Perez è stato più eclatante perché nel momento in cui è stato danneggiato nella pancia ha perso immediatamente una quantità di performance visibile e netta, per cui è stato inglobato dal gruppo e ha perso tantissima velocità, ma anche perché effettivamente sembra che queste pance vuote all'interno siano un po' il punto forte anche di questa macchina, no? Che aerodinamicamente è sicuramente una macchina iper-efficiente, motivo per cui riescono ad avere un'altissima velocità sul dritto, anche proprio per un meccanismo di DRS che hanno gestito al massimo delle possibilità, ma anche chiaramente ha tutta una struttura della macchina e ha un disegno che permette di essere velocissimi anche in curva. Quindi Perez è stato danneggiato e immediatamente è stato risucchiato dal gruppo. Nella realtà, quello che è successo poi a Sainz dopo il contatto con Piastri in gara è stato più o meno equivalente, perché è stato danneggiato nella pancia, nel lato destro, e immediatamente anche lui. Ecco, mi stupisce magari che non abbiano ritirato la vettura prima, magari sperando in un diluvio universale, ma a Spa, quando perdi carico, anche con, insomma, con il layout del circuito,
È vero che è una pista che paga tantissimo in velocità massima, ma logicamente si perde tantissimo. Nel suo caso era già un 5% di carico stimato quando lui ha chiesto al suo ingegnere di pista. E alla fine, ripeto, poi il risultato è stato ritirarlo, probabilmente per conservare motore, cambio e DGU e tutto il resto, forse si sarebbe potuto fare prima. Però sono oggettivamente delle macchine delicate a livello aerodinamico, cioè se perdi un pezzettino, dico anche per fortuna per loro, perché il budget viene utilizzato principalmente per tutta una serie di lavori, quindi immagino che sia anche una discreta soddisfazione vedere che se una di queste parti si danneggia, effettivamente l'effetto c'è. Sì, no, sì, insomma, abbiamo notato questa piccola cosa in relazione, che tanto piccola non è, appunto, quella questione delle pance, pancia vuota o pancia piena. E, per quanto riguarda invece la Ferrari, che menzionavamo prima, c'è una piccola differenza che inizia a notarsi con il nuovo pacchetto di aggiornamenti, con il fatto anche che nella griglia tutti si stanno muovendo con gli aggiornamenti, quindi c'è chi regge il passo e chi no. La Ferrari, secondo te, sta avendo un'evoluzione durante questo campionato rispetto all'inizio? Urca, dire che sta avendo un'evoluzione non saprei, nel senso che sono stati portati dei pacchetti di aggiornamento ormai un paio di Gran Premi fa e sul momento è sembrato che non portassero poi l'effetto sperato. Quello che si sta capendo un po' da questa stagione è che, complice il budget cap, complice anche il fatto che effettivamente non ci siano teste, che non si possa lavorare più di tanto su un progetto che è stato definito e con cui si parte a inizio stagione, si debba massimizzare il più possibile il pacchetto che si ha, perché gli aggiornamenti, bene o male, sono comunque limitati, con determinate scelte di assetto che possano essere più o meno estreme. E questa, secondo me, è la ragione per cui in alcuni casi e su alcune piste ci siano stati dei brand che hanno portato poi dei risultati anche importanti, cioè che hanno fatto vedere dei miglioramenti assolutamente notevoli, anche proprio dal punto di vista del risultato. Parlo di, non lo so, ad esempio, l'Aston Martin è una vettura che a inizio stagione si è presentata in formissima, no? C'era Alonso che non riusciva a scendere giù dal podio e io anche contentissima, perché tra l'altro sono sempre stata tifosissima sua, quindi ero anche molto contenta. E poi a un certo punto McLaren, che è venuta fuori in maniera potente, anche lei sempre lì al vertice. A un certo punto questo guizzo dell'Alfa Romeo in Ungheria, cioè ci sono stati questi casi in cui, casi, va bene, nel caso magari dell'Alfa Romeo è stato un po' una tantum, però nel caso della Aston Martin e della McLaren sono stati risultati un po' più continuativi. La Ferrari sembra non aver trovato la quadra fino a Spa, perché bene o male Vasseur stesso, no? L'ultima volta va detto, ma cioè, dobbiamo imparare dall'Alfa Romeo, perché bene o male la macchina è quella, però hanno trovato qualcosa nell'assetto, nell'impostazione, nella metodologia, in qualsiasi cosa, per cui sono riusciti poi ad avere il risultato, perlomeno in qualifica nel caso specifico. Sembra che a Spa la Ferrari questo sia riuscita a raggiungerlo, perché bene o male hanno avuto una vettura competitiva fin dalle qualifiche, fin dalle prove libere in realtà, quindi i segni positivi sono stati dati subito. In gara hanno mantenuto quel tipo di tendenza, perché bene o male si sono dimostrati la seconda forza in assoluto. Cioè, così come la Red Bull è stata inavvicinabile per la Ferrari a sua volta è stata inavvicinabile per Mercedes, McLaren, Aston Martin, che fino all'Ungheria erano poi i nemici principali da combattere, una volta inteso che la Red Bull ha preso la strada verso la vittoria, ecco, assoluta intendo. Sì, allora diciamo che è vero, diciamo che la Ferrari ancora non trova la quadra, come dicevi tu, e speriamo, diciamo, possa riuscire a trovare il giusto equilibrio in quella che è la scuderia, anche perché comunque hanno delle risorse valide che gli permettono, secondo me,
di viaggiare a un determinato livello, quindi perché no? E per quanto riguarda invece la McLaren, abbiamo toccato prima, menzionavi prima la scuderia, pensi che questo trend possa essere considerato un qualcosa di affidabile a cui credere, il fatto che comunque la McLaren sia arrivata sul podio ormai e con questi aggiornamenti? Beh, intanto premio simpatia al 100% perché l'accoppiata Norris-Piastri, Norris in particolare, però hanno questa coppia di giovanissimi che io apprezzo tanto e hanno anche proprio una storia di risultati nelle proprie carriere, anche nelle formule minori che potevano far sperare in meglio. Quindi diciamo che hanno anche un po', i McLaren hanno un po' anche abbandonato l'idea del pilota espertissimo, per quanto Norris ormai la sua esperienza un po' se la sia fatta, per puntare su un'energia tutta giovane. Quindi sono bravissimi entrambi. A Spa hanno fatto un grandissimo lavoro, ma i loro guizzi li avevano già mostrati in altri momenti della stagione. È stato un grandissimo peccato per Piastri, che secondo me lì forse ha peccato un po' di inesperienza nell'incidente con Sainz nella gara principale, però arrivava da un bellissimo podio anche della sprint, e questa formula sprint consente anche, no, un po' di giro di risultati e anche consente anche ad altri di levarsi qualche bella soddisfazione, perché la gara è più breve, dai tutto e sei meno soggetto a determinate variabili. E per cui io credo che la McLaren quest'anno stia dimostrando di essere una costante, di essere una bellissima presenza che sa cogliere delle meravigliose occasioni. Ripeto, finché non succede qualcosa alla Red Bull durante una gara, nello specifico, non hanno neanche mai avuto problemi di affidabilità, di incidenti di nessun tipo. Però sono quelli che finora sono stati anche più bravi a cogliere le occasioni, cioè quando hanno l'occasione di esserci ci sono. E Spa era una di quelle occasioni perché soprattutto quando poi ci sono delle condizioni miste, anche un po' matte dal punto di vista meteorologico, che, cioè, non dimentichiamolo, ha influito secondo me a 360 gradi su quello che è successo, ti fa capire A, che i piloti sono di altissimo livello, perché essere capaci di gestire determinate condizioni e situazioni non è semplice per niente. E B, che bene o male hanno una vettura che si adatta bene anche alle diverse condizioni. Vero è che poi in gara hanno fatto una scelta che ha pagato chiaramente zero, perché hanno fatto una scelta estrema che probabilmente se fosse caduto il diluvio universale, magari se la potevano giocare veramente. Non è successo, però lo vedi anche in queste scelte mostrano quel coraggio che se paga sei un eroe, se non paga hai fatto male, però ci hanno provato. Ecco, questo è ammirevole secondo me. Sì, no, sono d'accordo anche perché menzionavi prima la coppia di piloti Norris e Piastri. Molto interessante, soprattutto perché Piastri è riuscito, diciamo, ad avere il primo podio della stagione. Comunque, sono stati momenti emozionanti. Io ho visto un paio di riprese nel paddock, comunque all'interno della scuderia che si abbracciavano tutti, perché secondo me è una grande risposta il fatto che siano riusciti ad arrivare al podio. Un altro tema fondamentale è l'Aston Martin che si è spenta forse un pochino dagli ultimi Gran Premi, non so, forse non è riuscita a reggere il passo di determinati aggiornamenti, come comunque stavamo menzionando prima, che alla fine sono state apportate grandi modifiche alle vetture, tutte le scuderie quasi lo hanno fatto, e l'Aston Martin si è un po' spenta. Allora, sì e no. Cioè, la Aston Martin è partita accesissima, facciamo così. Cioè, ha fatto le prime gare in cui in maniera costante, come dicevo prima, Alonso si era piazzato lì sempre a podio ed è stata una grandissima dimostrazione di forza. Vuol dire che sono partiti con un pacchetto vincente. Se leviamo la Red Bull, un pacchetto vincente.
sicuramente anche forti dell'esperienza di un pilota come Alonso, che porta un grandissimo contributo dal punto di vista dello sviluppo. Stroll, che bene o male, tra qualche difficoltà, comunque se la cava piuttosto bene. Hanno sofferto, secondo me, a un certo punto l'arrivo degli altri, cioè l'arrivo di McLaren, l'arrivo di Mercedes, che è partita sicuramente sottotono a inizio stagione rispetto al punto in cui sono adesso. Nel caso di Spa hanno sofferto la Ferrari, che finalmente ha dato dei segni di vita abbastanza importanti dal punto di vista della performance, però troviamo sempre Alonso quinto, Stroll ottavo, cioè sono sempre costantemente protagonisti. Ricordiamo che poi in qualifica Alonso in realtà è stato sfortunatissimo, quindi non è riuscito a portare a termine effettivamente la performance che aveva in tasca, e questo, come spesso accade, gli avrebbe anche cambiato il weekend, perché se davanti c'è Verstappen, c'è una Red Bull che detta un ritmo che è inarrivabile per chiunque, dietro invece, si dice spesso ultimamente, no? Se leviamo la Red Bull dal mondiale, dalla classifica, in realtà non sarebbe così male questa Formula 1, cioè sarebbe anche ben carina da vedere, perché, e io ripeto, è vero, uno deve dimenticarsi del fatto che davanti quest'anno la storia probabilmente è già stata scritta, però c'è una bella alternanza poi nel giro della top 10, e non solo, perché ci sono bellissime battaglie durante tutta la gara, chiaramente, che hanno un'importanza relativa rispetto al vertice, però alla fine Alonso sempre quinto finito dopo una qualifica difficilissima in cui è stato relegato in fondo poi per scelte strategiche. Poi era talmente una questione di cogliere l'attimo lì che la fortuna gioca anche un ruolo importantissimo. Sì, sono d'accordo. E per quanto riguarda invece un altro tema, diciamo, ormai la pausa estiva è iniziata per i piloti, si inizierà sempre di più a parlare del mercato di quest'anno, il mercato piloti. Pensi quale sia, diciamo, il momento giusto per Alonso di appendere il casco? Cioè, diciamo che chiaramente non è questo l'anno, perché si presenta molto, sempre molto vivace, sempre molto competitivo. Cosa pensi possa accadere quest'anno? No, Alonso che appende il casco non me lo vedo. Non riuscirei ad accettarlo, farei una fatica immensa. Spero che non avvenga. E non me lo vedo neanche, nel senso che poi a un certo punto si era più sentito parlare di una ipotetica sostituzione di Stroll, che nonostante il padre sia proprietario del team, è chiaro che mi sembra anche essere stato parecchio giusto, no, in determinate dichiarazioni, per cui se il figlio performa bene, altrimenti poi il bene del team viene fatto a prescindere. Non me lo vedo, anzi Alonso secondo me ha trovato una dimensione assolutamente positiva anche eventualmente per finire la sua carriera, ma non credo sia ancora il momento, cioè lo vedo ancora carichissimo, si deve secondo me portare a casa. Ecco, nel momento in cui Alonso vincerà un gran premio, lì avrò seriamente paura che magari gli venga poi quel rilascio per cui vabbè, adesso posso andare serenamente magari a fare altro, però non credo sia ancora al momento. È interessante secondo me capire magari di più cosa può succedere in orbita Red Bull, in orbita Alfa Tauri, proprio per tutte queste dinamiche, un po' il team più matto, se vuoi, cioè è il brand più matto tra Red Bull e Alfa Tauri, c'è un po' Marco che fa il gioco dei talenti, come lo chiamo io, ed è possibile che ci possa essere qualche cambiamento, perché non do per scontato che Perez rimanga secondo, questo no, perché lo vedo molto debole, soprattutto a livello psicologico in questo momento. Quindi Spa è andata bene, però un'ipotetica seconda posizione di Perez rubata da qualcun altro, secondo me potrebbe significare qualche cambiamento all'interno di Red Bull. Alfa Tauri, adesso c'è questo Ricciardo che è tornato,
in grande spolvero, tra l'altro, perché ha fatto Sì. molto bene finora. Però non mi vedo neanche un Ricciardo che torna in Red Bull, cioè mi stupirebbe se Red Bull non tirasse fuori effettivamente una carta importante per andare non a infastidire Verstappen, perché credo non convenga nessuno lì dentro, però perlomeno ad avere qualcuno che sia un filo più bilanciato a livello di prestazione, che poi è un po' quello che era Perez anche solo l'anno scorso. Ecco, secondo me in questo momento è totalmente annientato. È molto, sì, cioè non è semplice, non è semplice avere a che fare con un compagno di squadra così, cioè deve essere Frustrante. sì, ti direi, guarda, a livello psicologico letteralmente massacrante. E quindi non mi stupisce che in realtà da qui faccia fatica a tenere la tendenza positiva, ma che possa in realtà riprendere un po' la tendenza che scende, magari in favore di un Norris, un Alonso, che sono molto più forti perché partono da un'aspettativa anche molto più bassa. Hanno un confronto tendenzialmente vincente con il compagno di squadra, nel caso di Alonso in maniera assolutamente netta e visibile. Nel caso di Norris, ecco, con Piastri, che bello aitante, entra in gioco, però anzi, questo può solo che elevare, secondo me, la performance in casa McLaren nel momento in cui non fanno grossi disastri a livello di setup. Quindi, non lo so, vedremo, vedremo. Ok, vedremo. Lo vedo tanto critico nei confronti del team già da 2 o 3 gare. Adesso ha subito il sorpasso di Leclerc in classifica, che però in cui è stato assolutamente incolpevole, perché in fin dei conti quel contatto per lui, secondo me, era relativamente evitabile. E però l'ho sentito davvero molto critico, un po' troppo rispetto ad altre stagioni in cui diciamo, il favoreggiamento di Leclerc era un po' più palese. Oggi non potrebbe essere tale perché nei fatti Leclerc non si è dimostrato così superiore a Sainz. Però ogni tanto ci penso e dico, ma sia mai che abbia in mente qualche strada diversa. Ecco, Sì, da un certo punto di vista glielo augurerei anche. sono d'accordo, nel senso, questo mercato piloti secondo me quest'anno sarà interessante, più che altro nei prossimi anni perché vedremo alcune pedine importanti muoversi. Io sono curiosa effettivamente di vedere il posto di Ricciardo, perché forse non lo vedo un pilota senior nell'Alfa Tauri, o meglio, non sono abituata a vederlo un pilota senior nell'Alfa Tauri come Ricciardo. E parlavamo prima della differenza tra Alonso e Stroll all'interno della Aston Martin. Secondo te che clima si può respirare all'interno della scuderia? Cioè, chiaramente la differenza è netta, si vede. Come credi che si muoveranno rispetto a determinate condizioni, determinate situazioni? Allora, in realtà sì, c'è tanta differenza, ma la trovo anche comprensibile, nel senso che volutamente si è voluto prendere un pilota come Alonso, che difficilmente sarebbe stato inferiore a livello di performance rispetto a un pilota come Stroll, che con tutto rispetto, perché, ripeto, più di una volta si è comportato anche piuttosto bene. Ha finito comunque a punti anche il Gran Premio di Spa con tutte le difficoltà del caso e le condizioni avverse. D'altra parte, secondo me, forse non lo so, mi immagino anche che sia anche stato preso come una sorta di guida per Stroll. Quindi non credo che ci fosse la reale aspettativa che Lance fosse alla pari di Alonso. Faccio fatica a mettermi nei panni di una situazione familiare in cui si dovesse effettivamente fare una scelta diversa sul secondo pilota o su un pilota da sostituire, che evidentemente non sarebbe Alonso, per cercare di massimizzare, cioè io credo che ci siano piloti migliori di Stroll, uno su tutti, anche Sainz, visto che l'abbiamo anche appena nominato, che potrebbero massimizzare ancora di più il potenziale
dell'Aston Martin, che si è dimostrato così, così alto, ecco, così promettente. Quindi mi immagino anche la voglia all'interno del team, dici, pensa se avessimo due Alonso, dove potremmo essere? Questo è un pensiero che spesso si fa, e quando uno parla alla fine, quando anche si pensa, ah, bene, finché Perez rimane secondo, ok, ma se un domani Perez dovesse invece andare sotto, dici no, cioè c'è bisogno almeno di due piloti, il sogno di un team, credo la volontà, la necessità è di avere di due piloti al top che portino il miglior risultato possibile. Quindi se il miglior risultato possibile, al limite uno deve essere primo e l'altro secondo. Nel caso di Aston Martin, se uno deve essere terzo, beh, l'altro deve essere quarto, lì lì. Quindi è chiaro che è lo stesso ragionamento che poi è stato fatto sull'Alfa Tauri, che di nuovo, cioè con tutto l'affetto che si può provare nei confronti di De Vries, che è stato trattato sicuramente in maniera crudele, e su questo è entrato in un meccanismo che non perdona, però effettivamente, purtroppo, da un certo punto di vista, purtroppo per lui, l'Alfa Tauri si è dimostrata nel giusto, perché metti dentro Alonso, Ricciardo, e trovi un pilota che immediatamente ti può andare vicino alla zona punti. Capito? Quindi non facile, tutti vorrebbero il meglio. Nel caso della Aston Martin, essendoci una questione familiare abbastanza così spinosa, non deve essere semplice, però immagino che si auspichi, nel momento in cui vedi che puoi essere lì davanti, è un peccato non provare ad esserci al 100%, no? Certo, assolutamente. Per quanto riguarda invece, passando ad un altro tema, che abbiamo citata prima, la Mercedes, che sembra si sia riaccesa e sembra che, diciamo, Hamilton si sia fatto sempre più minaccioso. Che opinione ti sei fatta sulla Mercedes delle ultime gare? Beh, è rinata, cioè io alla pole dell'Ungheria ho fatto una grande ola, cioè primo perché effettivamente finalmente si è interrotta, no? Anche un dominio costante sulle pole position di Verstappen. È stato bellissimo, è sempre bello secondo me vedere un campione come Hamilton, così come Alonso, che non smette mai di avere fame. E quando hai dei piloti così e gli dai una macchina che in quel momento va, cioè riescono a tirarti fuori delle magie pazzesche, perché stare oggi in qualifica sul giro secco davanti a Verstappen su Red Bull, che è il connubio in assoluto più funzionante della Formula 1, vuol dire che davvero c'è il magico. Io lì ci vedo la magia. Quindi quando Hamilton è riuscito a fare la pole in Ungheria, tanta roba. Sapevamo tutti che non sarebbe durato fino al Gran Premio, cioè poi sulla lunga distanza avrebbe comunque sofferto, però per quanto anche nel momento in cui è arrivato in Mercedes tifassi Russell, perché mi piace come pilota, mi è sempre piaciuto anche nelle formule minori, quando vedi campioni quelli proprio anche formati, fatti, che ormai hanno passato anche diverse generazioni di macchine, continuano a essere lì, vuol dire che hanno guidato cose diverse, in maniera diversa, si sono adattati a qualsiasi cosa, si sono adattati al cambio di generazione, quindi c'è veramente qualcosa di pazzesco su cui Verstappen deve ancora lavorare, cioè nel senso, prima di, sì, cioè secondo me quando parli di Hamilton e Alonso che vedo dentro in questo momento, secondo me c'è ancora proprio una pista in più da fare, anche solo per il fatto che hanno parecchi anni in più, cioè Alonso ha quasi 20 anni più di sta un po' impressione. Impressione, vero. Cioè, vuol dire che ti sei adattato, ragazzi, 20 anni fa era un'altra storia a guidare, erano altre macchine, era un'altra tecnica, cioè, quindi questi riescono a guidare veramente qualsiasi cosa che gli venga messa sotto il sedere, è ancora un'altra categoria, secondo me. E, è chiaro che, cioè, Mercedes ha avuto la sua egemonia a un certo punto, tanti anni, era anche giusto un po', e secondo me è bello per i fan che il giro un po' la ruota girasse, però
Oggi è un bene che siano tornati assolutamente sul pezzo e almeno in gara per le posizioni di vertice. E non so dirti se da qui a fine anno effettivamente ci sarà qualcuno che potrà mettere in difficoltà la Red Bull, anche perché ricordiamoci sempre che gli altri si aggiornano, ma non è che loro stanno mai con le mani in mano. Infatti. Quindi chiaramente nel momento in cui vedono qualcuno che si avvicina, secondo me per loro fare uno steppettino in più, non ti dico che sia semplice, ma possono probabilmente farlo anche loro. Assolutamente. Però sono tornati, hanno due piloti fortissimi, Russell a me piace moltissimo e ha fatto vedere di che passo è fatto. E è stato bello vedere che fosse irraggiungibile la Ferrari per loro a Spa, perché è stato un metro, secondo me, di paragone importantissimo per capire dove fossero, perché correggimi, ma nel momento in cui abbiamo visto Hamilton dietro a Leclerc, non so in quanti pensassero che effettivamente non sarebbe riuscito a prenderlo. Non c'è riuscito e è stata una sorpresa, una bella sorpresa. Se ci fosse dietro la Red Bull una bella lotta tra Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin, sarebbe già fantastico. Certo, aggiungerebbe un po' di pepe, ecco. Sì. Sì, sarebbe bello vederlo, sicuramente. E adesso diciamo che ti faccio una domanda dal punto di vista della lungimiranza del mercato piloti. Il ritiro di Hamilton, il fatto che comunque la Mercedes stia tirando lungo con il rinnovo del contratto. Come la vedi questa cosa? Nel senso, dal tuo punto di vista, come pensi sia percepita l'età di Hamilton all'interno della Mercedes? No, l'età no. Secondo me si faceva già questo discorso forse anche l'anno scorso, un paio d'anni fa. Cioè, secondo me è anche un po' una questione di, non ti dico di gioco mediatico, però ormai si va un po' di anno in anno, c'è sempre questa battuta dell'amore che Hamilton può avere per la Ferrari, ad esempio, per quel tipo di attrazione, no? Che può avere per la Ferrari. Però secondo me sta bene lì e credo che vivremo comunque alla fine un altro rinnovo. Neanche lui lo vedo che smette. E sarebbe anche, e non è arrivato il momento, cioè io credo che ci siano stati certi casi, anche solo quello di Vettel, Rosberg, che secondo me non è a livello, ma magari da un certo punto di vista è paragonabile, Raikkonen di turno, secondo me si percepiva che fossero un po' alla fine. Cioè, che avessero dato tutto quello che potevano dare. Di Hamilton, no, questa sensazione io personalmente non ce l'ho, per quanto può valere, ma lo vedo ancora talmente affamato, talmente così motivato, che non vedo perché la Mercedes debba abbandonare un contratto con Hamilton, a meno che lui non si voglia dare ad altre attività e sia suo. Ma non vedo proprio una ragione di cambiare la coppia con Russell. Li vedo molto equilibrati, non si danno fastidio, sono bravissimi entrambi, di due categorie diverse, di due generazioni diverse, ma talmente uno traina l'altro e anche un po' viceversa, perché Russell in alcune fasi è stato anche trainante nei confronti di Hamilton e stimolante e motivante. Quindi mi sembra, non lo so. Per me poi squadra che vince non si cambia. Loro due mi sembrano assolutamente così perfetti in qualche modo, cioè. Sì, sono d'accordo, no, diciamo che riferirsi a Hamilton come una forza trainante secondo me è giusto, perché alla fine da questo punto di vista pensi che Russell possa essere il futuro Mercedes? Sì. Ha un talento incredibile, ha una lettura della gara anche a livello strategico che è molto matura. Appena salito sulla macchina aveva dimostrato un talento pazzesco, per cui sì, cioè secondo me potrebbe essere il futuro Mercedes. Al momento è un grande presente, è giovanissimo e quando si parlerà di un ipotetico ritiro di Hamilton, sicuramente potrà essere un grande punto di riferimento per il giovane di turno che
arriverà, quindi non mi vedo un altro pilota esperto che vada al posto di Hamilton a fare la figura del pilota principale, cioè mi vedo un Russell che nel giro di un paio d'anni sarà assolutamente nella posizione di poter essere il numero uno e magari a insegnare a chi verrà dopo di lui come si fa, insomma, anche perché nel frattempo arrivano, no? Poi i giovani. Sarebbe innaturale se non ci fosse un naturale, così, un passaggio fisiologico anche dalla Formula 2, dalla Formula 3 alla Formula 1. Sì, allora, è giusto effettivamente parlare di Russell come il futuro della Mercedes. È un grande talento, l'ha ampiamente dimostrato, come anche anticipato tu. Ultimo accenno di domanda è per quanto riguarda la Haas. Sono abbastanza curiosa di sapere la tua opinione su questa squadra che quest'anno aveva, diciamo, questa coppia di piloti interessante, però è stata forse un po' anonima. Sì, un po' sottotono, ti direi. La cosa bella della Haas è che loro tendenzialmente sono molto bravi a sfruttare le occasioni. Quindi quando c'è la situazione particolare in cui infilarsi, loro effettivamente riescono sempre a sferrare il colpo, no? È successo tante volte no, però è successo qualche volta con Hülkenberg, è successo con Magnussen, però di base gli manca poi la performance. Cioè, loro riescono bene o male ad avere dei risultati ogni tanto in condizioni particolari, soprattutto in fase di qualifica, ti direi. Poi, bene o male, anche quando riescono a fare risultati in qualifica, in gara, mano a mano, vengono un po' risucchiati, cioè sono un po' li vedo perlomeno un po' plafonati dal punto di vista della performance. Alla fine, bene o male, restano sempre nelle retrovie e anche magari nel paragone con l'Alfa Romeo, con la Williams, che anche loro, no, fanno parte un po' di quei team che ogni tanto hanno il guizzo in avanti in condizioni particolari, ma poi bene o male in gara tornano sempre dietro. Però un Alfa Romeo, o l'Alfa Tauri o la Williams, in fin dei conti, in più di un'occasione sono riusciti a mettersi poi magari in zona punti, a finire in zona punti, magari anche con l'Alpine che è più da centrogruppo. La Haas alla fine risulta sempre un po' come l'ultima ruota del carro, se guardi la classifica. Sì. Quindi sicuramente forse mi verrebbe da dirti è il team che decisamente ha più bisogno di sviluppo, no? Perché fanno fatica. Fanno fatica, però devo dire che hanno sempre, bene o male, cioè tra Hülkenberg e Magnussen, non hanno mai il pilota appena arrivato lì, inesperto è, quindi sono anche forti del fatto, e questo nel senso gli va dato merito, di una scelta di piloti per cui quando c'è da sfruttare l'occasione viene effettivamente sfruttata, questo sicuramente. Sì, è vero, sono d'accordo. In effetti, quando possono, sfruttano l'occasione. È vero anche che alla fine vengono risucchiati per una sorta di inferiorità, tra virgolette. E io leggo invece un ultimo commento che ci è stato fatto in live da parte di Claudio Paciotti, che in realtà era quello che dicevamo prima, cioè che senza la Red Bull sarebbe stato un bel mondiale. Lo so, Claudio, però la Red Bull ce la teniamo, cioè non possiamo squalificarli per superiorità acclamata, anche perché, cioè ragazzi, col discorso del budget cap, cioè secondo me anche a livello di organizzazione del campionato, di scelta del regolamento tecnico, cioè i segnali positivi della nuova organizzazione si vedono, cioè effettivamente questa Formula 1 può essere più bella da vedere, da fruire, più divertente, più equilibrata. Da quando poi c'è il nuovo regolamento di gomme, cioè non è un caso, la qualifica è più accesa, è più adrenalinica, stai lì che non sai esattamente come, è l'unico momento in cui non sai se veramente
Verstappen starà davanti, cioè ragazzi, per la sprint c'è stato davanti a Piastri di 11 millesimi, cioè nulla. Quindi manca poco per vedere qualcun altro davanti. C'è riuscito Hamilton in Ungheria, però la Formula 1 sta facendo tanto. Però la Red Bull ha fatto di più. Cioè la Red Bull, nonostante il budget cap, nonostante tutto, perché comunque li hanno massacrati in tutti i modi, hanno cercato di annientarli in tutti i modi, ma anche sul budget cap ne sono usciti, questo parlo dell'anno scorso, in maniera alla fine piuttosto intonsa, sono lì, ragazzi, sono bravi, cioè sono bravi. Quegli altri continuano a cambiare il personale, gli ingegneri, i team manager, cioè c'è un giro anche di... Cioè, queste cose qui ai team non fanno bene, cioè manca della stabilità. Quegli altri sono lì che io non li... Intanto sarei curiosa di sapere che tipo di contratti abbiano Adrian Newey, Christian Horner, perché ragazzi, cioè, non cambia mai nessuno, cioè l'Ambiase che è stato un po', no? Cioè la chicca dei Vero. commenti sono state le conversazioni, perché talmente non sanno cosa fare che loro si permettono anche di avere conversazioni goliardiche alla Sandra e Raimondo in radio, quindi che gli vuoi dire? Cioè, sono stati bravi e... Speriamo che l'anno prossimo qualcuno li raggiunga, cioè per il bene dello spettacolo. Certo, per il bene della Formula 1, dello spettacolo più che altro. E, va bene, io direi che abbiamo toccato tutti i punti e averti con me oggi in live è stato sicuramente piacevole e ci ha dato un punto di vista diverso su tutti questi altri temi. Sicuramente ci ha avvicinato molto di più al paddock di Formula 1. E io ti ringrazio ancora una volta per essere stata con me. E speriamo di rincontrarci magari in un'altra occasione. A disposizione. Grazie mille, Michela, è stato un piacere. Ciao Ciao. Vittoria, grazie. Ciao.